Allora, buongiorno a tutti, ringrazio della presenza numerosi, c'è Roberta che vuole dirti qualcosa. Microfono? Niente, messaggi misteriosi, ci siamo. Buongiorno a tutti, grazie numerosi, abbiamo al tavolo anche il nostro procuratore, Giovanni Grauso, per chi non lo conoscesse. Accanto Gianluca Santilli, un po' più conosciuto, prima perché è stato procuratore, oggi perché si occupa di tutta l'attività amatoriale. Insomma, per chi ci segue sapete che ormai da qualche anno per fortuna il linguaggio in federazione è unico, si parte dall'attività giovanile fino all'attività amatoriale e degli eventi di messaggi con uno stile che sicuramente tende a privilegiare come priorità assoluta l'etica, la salute e la sicurezza. Su questi tre filoni stiamo andando avanti, devo dire, anche con buona soddisfazione anche a livello internazionale. La cosa che dico sicuramente con molto piacere è che siamo reduci da un weekend dei mondiali di ciclocross in Olanda e anche di due giorni di direttivo, e prima siamo passati a Parigi, questa è una nota un po' triste per noi italiani, dove è stato inaugurato il quinto velodromo coperto, che era quello che faceva parte di Parigi candidata olimpica nel 2012, solo che insieme a Roma, solo che in Francia tutti i progetti sono stati realizzati. Si tratta di un velodromo bellissimo, con accanto una pista di BMX coperta, con accanto un percorso di mountain bike già realizzato, con accanto 15 km di strade per riscaldamenti e per l'utenza quotidiana, e con una foresteria per 60 posti. Questo per dire le differenze della cultura e delle attenzioni dei vari governi. 74 milioni di euro senza tasse per il momento. A parte questo, la cosa più piacevole è sicuramente la medaglia d'argento di Eva Lechner, che è una medaglia storica per il ciclismo e ciclocross al femminile, per cui sfondiamo altri muri, altri paretti, anche perché sappiamo che Eva sicuramente è proiettata per il mountain bike, come già lo è stata a Londra. Fatto molto bene, si presenterà alle prossime Olimpiadi con l'età giusta, per la maturità sia fisica che tecnica, e quindi per noi è di buon auspicio. Invece un saluto lo voglio dare in maniera un po' più triste per la scomparsa di Teofilo Sanzo. Contemporaneamente alla nostra conferenza si stanno svolgendo i funerali a Verona, per cui gli mandiamo un saluto caro, perché è stato uno dei grandi imprenditori che veramente ha segnato anche, come dire, i percorsi manageriali in Italia, perché è partito da un carrettino di gelati e è riuscito a realizzare una delle più grosse aziende che esistevano in Italia fino al 2012. Poi il marchio è scomparso perché è stato acquisito da altri produttori multinazionali, però per noi è stato sempre un genio, sempre un creativo, ma non solo per noi, per il calcio, per il rugby, per molte discipline, e lo ricordiamo sempre con affetto perché veramente ci stimolava sempre a crescere. E detto questo, siamo qui per presentare Davide Cassani. Ai più è noto, ormai sappiamo tutto di lui. Noi dal momento in cui abbiamo fatto il suo nome a oggi abbiamo avuto tantissimo consenso, e questo ci fa molto piacere. Chi deve essere preoccupato è sicuramente lui, perché adesso dovrà dare contenuto e sistema a tutte le cose, però voglio dire che la scelta è stata condivisa con il CONI, con il presidente Giovanni Malacò, col segretario Roberto Fabricini, perché queste scelte le facciamo da sempre insieme, però con loro è stato particolare perché erano nuove generazioni anche loro al governo politico, e per Davide sicuramente sarà un'ottima occasione, un ottimo percorso di vita. Da sempre è stato fra tutti quelli candidati ad occupare questo posto quello che ci credeva di più. Passavano 3 o 4 mesi o 5 mesi che arrivava la telefonata, magari parlando anche di altre cose, mi diceva: ma Presidente, si presenterà l'occasione anche per me. L'occasione si è presentata nel momento più giusto. Per me l'occasione anche per ringraziare Paolo Bettini, nel senso che Paolo accetta una ulteriore sfida come quella che aveva accettato con noi subito dopo la scomparsa di Franco Ballerini. A quell'epoca sarebbe stato difficile per tutti assumere l'incarico di commissario tecnico, perché Franco ormai era diventato davvero in maniera integrale nel ciclismo a 360 gradi, e soprattutto aveva portato
tantissimi risultati. Proposi a Paolo Bettini, che era sicuramente la persona più vicina a Franco, sia perché tutti i risultati ottenuti da Franco in buona dose erano quelli di Paolo Bettini, due campioni del mondo e una medaglia olimpica, ma anche perché effettivamente eravamo presi da emozioni, da un momento estremamente particolare per tutti. E Paolo già all'epoca dimostrò chi era, nel senso che accettò la sfida e ha portato avanti per 4 anni, con difficoltà che gli sono state anche generate da noi, soprattutto dal sottoscritto, perché sapete che per 2 o 3 anni non abbiamo consentito nulla ai passaggi etici, per cui per i primi 2 anni la squadra gliel'ha fatta più il presidente che non il commissario Tecchio, non nello scegliere, nel togliere quelli che lui sceglieva. Abbiamo riaperto quest'anno, faccio un po' di cronaca, il presidente ci riconcede 5 minuti, ma sono utili a tutti per ripensare il passato e scrivere sempre con maggiore cautela il futuro. Abbiamo riaperto quest'anno per il Mondiale in Toscana, ma perché lo ha voluto l'Assemblea Generale alle Levico Terme. Sull'intervento di uno dei 5 candidati che avevo contro, la platea ha fatto un grosso applauso. Per uno che è nato nell'istituzione deve essere sempre sensibile alle volontà del proprio elettorato, che poi è rappresentato da tutte quelle società che fanno il ciclismo, come fanno gli altri sport, in maniera volontaria, in maniera appassionata, in maniera molto professionale, per cui su quell'applauso proposi all'Assemblea di riaprire le porte e concedere una seconda occasione a chi aveva sbagliato, a chi era sanzionato. Peraltro già nel nostro passato avevamo, come dire, difeso e cautelato ancora di più il valore della maglia azzurra, che era già molto cresciuto con Paolo Ballerini e che per fortuna dai primi sondaggi che sta avendo Davide con i corridori, insomma, un valore altissimo di rispetto e tutti ci tengono a essere convocati e indossare questa maglia, questo mi fa molto piacere. Però già all'epoca, sapete, avevamo chiuso le porte alla maglia azzurra, avevamo chiuso anche la partecipazione ai campioni italiani perché era stato squalificato, norma che fu riaperta dalla nostra corte. Questo mi ha fatto molto piacere perché ha dimostrato in quel momento la grande democrazia che regna nella federazione, per cui fu proprio un ente nostro a dire che la norma non poteva essere mantenuta. A distanza di qualche anno mi fa molto piacere che un organismo tutto nuovo che si chiama MPCCCC in francese, che di fatto sta riunendo tutte le squadre pro tour, sta riunendo alcune federazioni, la federazione francese e quella belga hanno già aderito. Noi probabilmente aderiremo, però vogliamo dialogare con loro, vogliamo un interscambio di tutti i controlli, i dati, perché siamo una federazione, non siamo un club, per cui dobbiamo avere priorità assoluta e cautela per i nostri tesserati. Però mi fa molto piacere che questo regolamento dell'MPCC ha copiato esattamente tutto quello che ha fatto la Federazione Italiana negli ultimi 4 anni. Questo è un piacere, ma sono una soddisfazione, ma soprattutto una conferma che evidentemente non facevamo i vari passaggi sul momento, sulla sensibilità o sull'emotività, lo facevamo in maniera ben progettata, pensando a tutti i passaggi che dovevano essere momenti comunque particolari, ma comunque di massima adesione con tutte le nostre società, con tutto il nostro territorio. Lo abbiamo fatto e insomma siamo arrivati qui con coscienza molto tranquilla, con un inizio di stagione che è iniziato in maniera molto promettente per i nostri atleti, vincendo qualche gara all'estero, e questo ci fa piacere, con la medaglia bellissima di ieri, con delle nuove generazioni sia maschile che femminile che continuano con questo percorso. Siamo molto felici e sono davvero lieto di quello che mi ha raccontato Davide del suo weekend. Ha fatto il primo corso da direttore sportivo, lo voglio dire per inciso, per evitare polemiche, anche se quelle costruttive sono sempre utili. Davide aveva già fatto tutto il corso, anzi è uno dei pochi che aveva fatto il corso della scuola nazionale insieme a Pietro Algeri, a Mario Valentini, quindi avevano già una formazione completa e di altissimo livello. Dopodiché non si è aggiornato da quando noi abbiamo voluto fare una riforma di tutti quanti formativi. Il commissario tecnico del ciclismo non è che non debba avere il tesserino, lo deve avere ed è giusto che lo faccia, come ha fatto Paolo Bettini quando era già stato nominato e come fece Franco Ballerini, perché appena arrivato sono stato io, lui era già commissario tecnico, a dire per cortesia
fai passaggi come tutti noi nei corsi di primo, secondo e terzo livello, perché ci è utile anche che uno che assuma un incarico così importante sia un feedback dei contenuti e della qualità dei corsi. Quello che mi ha confermato di un corso di primo livello, che sono materie e contenuti molto generali, mi ha fatto molto piacere perché ha verificato la qualità dei nostri docenti. Sapete bene che abbiamo voluto per la formazione solo atleti, solo docenti laureati in scienze motorie, che sono la nuova generazione, perché stiamo pensando a dei preparatori che affianchino i nostri tecnici, o i tecnici fai da te, quelli scesi da bicicletta, che hanno un bagaglio enorme di esperienze pratiche e che invece devono godere del supporto di preparatori che abbiano cultura su tutte le altre materie, psicologia, pedagogia, alimentazione e quanto altro. Insomma, intorno a questo tavolo ci sono persone esperte. Non prolungo la mia discussione, per cui vi ringrazio tutti. E concludo dicendo che siamo molto felici della scelta fatta, perché Davide ha già dimostrato dalle prime battute che assume il ruolo di commissario tecnico, che sicuramente è quello più visibile e di massima importanza della federazione, ma vuole andare oltre, che è quello che a noi interessa. Vuole andare oltre sulla formazione, vuole andare oltre nell'andare a guardare tutto quello che si fa in federazione, portare il suo contributo quando sarà in grado di farlo, spero prima possibile. E avevo iniziato il discorso, non l'ho chiuso. Dico, il commissario tecnico del ciclismo è molto differente da un commissario tecnico di altre discipline. Parlo del calcio, parlo del basket, della pallavolo. Loro convocano gli atleti e li preparano per fare degli schemi. Il commissario tecnico ciclismo è molto differente. Li convoca a solo un evento l'anno, non significa che faccia il commissario tecnico solo per un giorno all'anno, ma per quanto detto lo farà per 365 giorni all'anno. Però il sistema è molto differente, lui deve essere bravo a comunicare con i direttori sportivi che preparino gli atleti per portarlo nel momento che lui ritiene più opportuno, nella miglior forma possibile, magari ce lo spiegherà lui, concordando con loro un piano di avvicinamento, dopodiché a quella settimana di lavoro per creare le sinergie, lo spirito di gruppo e quanto altro, per cui è molto molto differente dalle opportunità e possibilità che hanno gli altri commissari tecnici, che hanno più eventi della nazionale e quindi devono in qualche maniera preparare anche loro personalmente gli atleti. Mi fermo qui e dare la parola al Presidente del CONI, che molto cortesemente, nonostante sia in partenza per Sochi, al quale approfittiamo per fare migliori auguri a tutti i colleghi delle federazioni che saranno in gara, mi sembra che i segnali delle ultime gare siano positivi, di buon avvicinamento. Noi gli auguriamo il meglio possibile, perché insomma facciamo tifo per le maglie azzurre e per i nostri atleti sempre. Grazie. Grazie Renato, ciao, buongiorno a tutti. Sì, siamo in partenza, questa sera per esattezza, prendiamo domani mattina presto un charter da Orio al Serio, diciamo, con la grande maggioranza del gruppo. Già che ci siamo, mi fa piacere le parole di Renato sulla spedizione. Ovviamente io di natura sono un ottimista, abbiamo aspettative importanti, come le ultime gare in certe discipline fanno vedere, abbiamo diverse possibilità di ottenere piazzamenti e quindi anche medaglie, anche se indubbiamente con grande realismo dico che negli sport invernali in modo particolare c'è una componente, diciamo, di variabili, dico anche oggettivamente di fortuna, che secondo me impatta in un modo superiore rispetto a quello che magari sono alcune discipline estive. Però insomma, coscienza di aver lavorato al meglio in questi ultimi mesi e soprattutto un'eccellente collaborazione con le federazioni. Poi, come tutte le cose, sappiamo benissimo che abbiamo elementi di forza ma anche elementi di grande criticità, e sarà sicuramente compito del CONI e delle federazioni, ricordo che anche le federazioni hanno, dopo le Olimpiadi, hanno le scadenze elettorali, diciamo, capire come, dove si deve intervenire, perché come tutte le situazioni, secondo me, se ci sono, diciamo,
Nei complimenti da fare è bello, e se ci sono anche degli errori che bisogna riconoscere, quello che conta appunto è non perdurarli, come si dice, insomma, ecco, humanum est, ma insomma non perseverare. Ma io ci tenevo moltissimo, insieme a Roberto Fabricini, oggi di essere qui alla presentazione di Davide, perché innanzitutto per un fatto di dovere. Il ciclismo, sapete benissimo quanto impatta sotto il profilo della popolarità, dei numeri, della storia, della tradizione nello sport italiano e non certo solo italiano. E poi anche per i risultati che comunque ha portato indiscutibilmente al nostro paese. E poi perché credo di averlo dimostrato, mi fa anche piacere come è uscito fuori la notizia che sono molto molto vicino alla federazione in tutto un percorso, chiamiamolo culturale. Adesso Renato è entrato un pochino più nel tecnico sul discorso anche dell'associazione francese, che sicuramente ha caratterizzato, questo è un dato di fatto, la federazione negli ultimi tempi, è sicuramente un dato di fatto e io di questo ne voglio diciamo riconoscere i meriti, anche se indubbiamente il prezzo pagato è stato elevato e spesso anche in un modo ingiusto, lo dico con molta franchezza. Poi mi fa anche piacere pensare, siccome noi siamo il Comitato Olimpico da qui a Rio, visto che Renato ha toccato l'argomento, che lui ha la fortuna o la sfortuna, se vuoi, adesso vi dico perché uso questi due termini, di fare un discorso veramente multidisciplinare. Quando dico la fortuna è perché, ad esempio, prendiamo uno sport, secondo la pallacanestro, il calcio, sai, ti giochi un torneo, c'è una medaglia, se vai fuori, vai fuori. Invece il ciclismo oggi è diventato un insieme di sport, innanzitutto c'è anche tutta la componente ovviamente femminile, c'è tutta la componente della pista, c'è il componente della mountain bike e quindi qual è però la sfortuna? La sfortuna è che se vuoi provare a essere competitivo, tutti questi, diciamo, sport ovviamente richiedono investimenti, richiedono risorse, richiedono progetti tecnici, scuole. Con appunto la complessità di portarla avanti, però insomma è una sfida che si raccoglie molto volentieri e lo devo dire, i risultati, stavamo commentando prima col segretario, recenti della Bronzini durante tutta, diciamo, l'attività internazionale, peraltro che sono casuali, che vengono già da una serie di altri ragionamenti e di risultati, lasciano molto ben sperare. E indubbiamente anche questa Lechner, insomma, è stato un risultato storico. Renato, uno di quei presidenti, tra le righe l'ha fatto capire che fa tipo veramente. Io non voglio dire che ci sono dei presidenti che sono poco sinceri, però insomma spesso le cose sono più formali, capisci subito quando parli con la gente se sono delle cose più che altro, diciamo, di protocollo o se invece sono proprio sentite dalla pancia, ecco. E invece Renato è uno di quelli, non so, mi viene in mente, facciamo un risultato nel tiro a segno piuttosto che non in una gara di completo, di equitazione, Renato mi manda un messaggino, dice bella questa cosa, mi dice, me lo commenta, è un giovane, in prospettiva, eccetera, per cui è veramente uno di quelli che fa tifo per tutta la squadra azzurra. Poi ho avuto modo anche nelle Olimpiadi di Londra, nelle Olimpiadi di Pechino, nelle Olimpiadi di Atene, sempre di condividere con lui, diciamo, da sportivi, poi a dire che uno può avere un certo ruolo, questo tipo di trasporto, di passione. Ed è per questo che quando il giorno prima che si sapesse la scelta del commissario Paolo Bettini, Renato mi ha chiamato e dice guarda, domani uscirà questa notizia, d'altronde è la vita, è giusto così, è anche una cosa che dà lustro alla nostra scelta, è giusto che Paolo la prenda in considerazione. E lui mi ha detto guarda, sto facendo dei ragionamenti, però a breve tiriamo le somme. Allora io
lo dico con franchezza, speravo che mi dicesse il nome di Davide Cassani, devo essere sincero. E lui mi ha detto, c'è qualche idea, però io sono orientato ad andare su Davide Cassani. E sai quelle cose al telefono, deve fare, e vai, capito, che sotto dice, e andiamo così. Poi, il giorno dopo, insomma, la notizia uscì e, insomma, poco dopo ancora fu formalizzata, anche perché giustamente Davide si doveva sistemare alcune cose, penso più che di vita privata e professionale, ma perché anche io ho fatto tifo per Davide. Perché, innanzitutto, una cosa importante, siccome spesso i presidenti federali mi telefonano, anche recentemente su altri sport, e hanno questo problema del commissario tecnico, io non mi permetterei mai, ma proprio mai, di suggerire un nome. Primo perché, scusate, il presidente federale si deve assumere la responsabilità di scegliere la persona nel bene e nel male. Secondo, ovviamente uno ha le proprie idee, le proprie opinioni, però devono essere messe semplicemente, diciamo, a posteriori, perché poi è anche questo un fatto di rispetto, è il solito modo di non calare dall'alto le decisioni, questo è sicuro. Però perché mi facevo tifo per Davide? Per un motivo molto semplice, perché al di là delle competenze tecniche che sono riconosciute, insomma, la sua storia anche di corridore, magari non è stato un fenomeno, però è stato uno di quelli, diciamo, indispensabile in campo, hai capito? Di quelli che tutti gli allenatori avevano sempre voluto con sé. Perché Davide rappresenta in pieno quell'immagine positiva che il ciclismo ne ha tanto bisogno. Immagine pulita, immagine, insomma, è uno di quelli che anche lui credo che abbia avuto e abbia, diciamo, i suoi problemi, però lo vedete, sempre col sorriso, sempre propositivo, non mi va bene quelli che si piangono addosso, non mi va bene quelli che sparano sugli altri e fermiamoci qui, se magari ci hanno avuto qualche complicazione nella vita, situazioni anche di vittimismo, insomma, veramente scelta, direi, in questo senso eccellente. Quando l'ho chiamato per fargli i miei complimenti, per dirgli che abbiamo tanta fiducia in lui e che ovviamente qui troverà la sua seconda casa dopo la federazione, scherzando, siccome so quanto lui incarna anche quello spirito, consentitemi dirlo, amatoriale, ma amatoriale fino a un certo punto, che poi, scusatemi, è la vera forza del ciclismo, perché tutti questi anni in cui sono arrivate ammazzate da tutte le parti, è impressionante come i numeri sono andati, diciamo, in controtendenza degli appassionati che si sono avvicinati al mondo del ciclismo, e questo deve far riflettere, perché veramente è l'elemento di maggiore, secondo me, aggregazione che ha questo bellissimo sport. Ma scherzando gli ho detto, però Davide, l'unica cosa, gli ho detto a Renato, che condizione sine qua non è che tu, quelle tue uscite che fai ogni tanto con i miei amici, di cui uno è l'ex procuratore Gianluca Santilli o Gianfranco Comanducci, ma ve ne potrei citare un'altra quindicina, quelle cose nel contratto assolutamente va messa una postilla, devono essere assolutamente cancellate. La risposta di Davide è stata perfetta. Allora non firmo. Signori, buongiorno a tutti. Buongiorno, devo aggiungere molto poco, logicamente, a quello detto dal Presidente Di Rocco e dal Presidente Monaco. Quando nasce una nuova struttura tecnica, nasce sempre sotto i migliori auspici. Io devo dire che quando, parlando con Renato Di Rocco, e come giustamente ha detto il Presidente, con Di Rocco si parla a tutto tondo dello sport italiano, mi ha accennato alla possibilità di Davide, e io modestamente sono un appassionato di ciclismo, per cui ho fatto un auspicio, ho detto spero che sappia spiegare le strategie di quei maledetti 280 chilometri del mese di settembre o quando sarà, con la stessa chiarezza col quale a me ha raccontato le difficoltà del Giro d'Italia, delle tappe e delle corse in generale. Per cui credo che sia stata una scelta oculata. Con Di Rocco ne abbiamo parlato prima che la cosa fosse ufficiale, anche con me, e sono convinto che abbiamo intrapreso una strada per Davide, una strada erta, in salita, perché se non altro chi l'ha preceduto in questo ruolo al volante di questa macchina sono stati personaggi veri del ciclismo, come io credo lo sia in fondo anche Davide. Avrà vinto meno corse di Bettini, avrà vinto meno corse del compianto Franco Ballerini, ma credo che abbia il carisma e le capacità per indirizzare e fare la squadra giusta nel momento giusto. Poi si lavora 365 giorni per questa
per questa magica competizione che ci blocca tutti davanti al televisore. Renato sa con quanta attenzione ogni anno ci scambiamo i messaggi, prima, durante e dopo, e credo che la scelta sia perfetta. La strategia di gara la può fare soltanto uno che ha fatto del ciclismo ragione di vita e che l'ha fatta anche poi dopo in campo professionale con grandi capacità e con grandi meriti da un punto di vista comunicazionale. Davide, in bocca al lupo veramente, grazie. Grazie Roberto, segretario passa come sua abitudine, e intanto vi porto i saluti di Alfredo Martini. Avevamo anche un bel saluto ma non siamo riusciti a collegarlo, lo metteremo su YouTube oggi sul sito della federazione. Ovviamente il tifo che Alfredo ha fatto per Davide ormai è conosciuto di più, perciò non aggiungiamo nulla di più alle nostre emozioni. E un saluto anche da Vincenzo Scotti, che è il presidente della Lega, che ci stava solo raggiungendo ma ha avuto un piccolo problemino. Me l'ero dimenticato prima, però l'ho saluto molto volentieri il collega, il presidente della federazione del Birige, Gianni Medugno, che anche fa parte del Consiglio Nazionale del CONI. Ti ringrazio di essere presente. A questo punto la parola a Davide. Buongiorno, sono un po' emozionato perché dopo queste parole è abbastanza difficile trovare da parte mia parole per esprimere la mia soddisfazione, la mia gioia di ritornare in gruppo. Sono stato in gruppo per 15 anni da questa parte, per 18 ero dalla vostra parte e ad un certo punto mi è venuta voglia di ritornare in gruppo perché il ciclismo è la mia passione, perché andare in bicicletta ancora oggi è una delle cose più belle che posso fare nelle giornate di sole, e perché la maglia azzurra è sempre stato il mio sogno. Quando ho cominciato a correre, anzi ho cominciato a correre perché mio padre mi portò, l'ho già detto tante volte, ad un campionato del mondo a Imola nel 68, e quando ho indossato la mia prima maglia azzurra ero l'uomo, il ragazzo più felice di questo mondo. Alfredo mi ha dato la possibilità di partecipare a 9 campionati del mondo, più una volta da riserva, e anche da commentatore tecnico in Rai, tutte le volte che c'era il mondiale il mio computer stava chiuso perché volevo raccontare le mie sensazioni, le mie emozioni che quella corsa mi dava. La sera prima di un mondiale, da commentatore tecnico, facevo quasi fatica a prendere sonno, non vedevo l'ora che arrivasse la mattina per vedere gli azzurri, per vederli alla partenza e per commentare la mia corsa, perché il mondiale è sempre stata la mia corsa. E adesso mi ritrovo ad essere addirittura commissario tecnico. Ancora adesso, quando in questi giorni ho visto il mio nome preceduto da quelle due lettere CT, quasi quasi non ci credevo. E quando il 28 dicembre il Presidente mi ha telefonato per chiedere la mia disponibilità per accettare questo incarico, non ho avuto la minima esitazione nel accettare questo incarico. È un incarico difficile sicuramente, anche perché, come ha già detto il Presidente, ho una possibilità all'anno per far vedere le mie capacità. Però penso che il commissario tecnico del ciclismo non sia solo quello di un giorno o di una settimana. Quello che io cercherò di fare è di seguire il ciclismo a tutto tondo, non solo il ciclismo su strada, vorrò anche andare a vedere la pista, la mountain bike, la BMX, e tornando alla strada voglio andare a vedere gli Under 23, gli Juniores, voglio andare a vedere gli esordienti, gli allievi, voglio rendermi conto di cosa sia il ciclismo, perché sì, per 15 anni sono stato un professionista, per 18 anni sono stato commentatore tecnico, però certe sfaccettature del ciclismo probabilmente non le ho approfondite, non le ho studiate, e questo penso che sia il momento giusto per colmare queste lacune che non mi hanno permesso di vedere il ciclismo in tutte le sue sfaccettature. Io amo lavorare perché
parlo di ciclismo, parlo di biciclette, parlo di ragazzi che vanno in bicicletta, ragazzi che probabilmente quasi tutti hanno il mio stesso sogno, quello di diventare dei corridori, di indossare una maglia azzurra, di partecipare ad un Giro d'Italia. E quindi voglio dedicarmi a tempo pieno a questo nuovo incarico. Ci metto tutta la mia passione, tutta la mia buona volontà, tutta la mia esperienza. Ho partecipato a 9 Giri d'Italia, 9 Tour de France come ciclista. Ho seguito tra ciclista e commentatore tecnico a 30 Giri d'Italia, 28 Tour de France e a una trentina di campionati del mondo. Non ho l'esperienza di un direttore sportivo sull'ammiraglia, ma penso comunque di capire che cosa voglia dire correre un mondiale. Ho avuto un maestro come Alfredo Martini, con il quale ho diviso soprattutto negli ultimi anni non solo la corsa ma anche il pre-corsa, perché ero uno dei pochi che saliva in camera sua per parlare, per discutere, per eventualmente studiare quello che si poteva fare, perché Alfredo Martini aveva la massima fiducia in me. In 2 mondiali sono stato anche molto bravo, perché in uno sono arrivato 7º, in uno sono arrivato 9º, e quello di Stoccarda nel 91 avevo anche la possibilità di giocarmelo quel mondiale, ma decisi di correre in una certa maniera perché avevo la fiducia del mio commissario tecnico e quindi misi davanti al mio risultato personale il risultato della squadra. All'ultimo giro ero lì che potevo cercare di vincerlo quel mondiale, ma sicuramente una mia mossa sbagliata avrebbe compromesso il lavoro di tutta la mia squadra. E quindi decisi in quel momento di correre per i miei compagni di squadra, e quel mondiale lo vinse Bugno, arrivai 9º e ancora oggi sono contento di quella scelta, perché è stata la migliore. E dal momento che al campionato del mondo le radioline non ci saranno, e sono ben contento di questo, il mio compito non è solamente quello di dirigere i miei corridori, i miei ragazzi in corsa, in quelle 7 ore di campionato del mondo, ma il mio compito è quello di parlare con loro prima, molto prima, anche a fine febbraio, quando faremo il primo raduno, dal 26 al 1 marzo, dove radunerò una ventina, forse di più, di probabili azzurri, per cercare di fare capire qual è la mia politica e quella della Federazione Ciclistica Italiana. Ho bisogno di ragazzi forti ma anche intelligenti, ho bisogno di ragazzi che quando sono in corsa pensano e soprattutto siano disposti a sacrificarsi per la causa. Ho scelto questo incarico perché sono ottimista per natura, perché ci sono giovani interessanti che negli anni possono crescere ancora di più e diventare dei campioni. Prima il Presidente ha già raccontato di questo inizio di stagione che per noi è stato già positivo, le vittorie di Ulissi, di Modolo, di Mizzolo, di Malori a cronometro. Sono di buon auspicio, ieri tra l'altro ha vinto Ponzi nella prima corsa che si è svolta qui in Italia ad Onoratico. Sono ottimista perché questi giovani sono cresciuti bene e stanno crescendo ancora meglio. E quindi, anche se noi non abbiamo un Bettini, non abbiamo il fenomeno sul quale puntare, non abbiamo un Sagan, però secondo me abbiamo una serie di giovani corridori che, se riusciranno a correre bene, possono darci delle belle soddisfazioni. E io ne sono convintissimo. E quindi sono veramente contento, non vedo l'ora di cominciare a lavorare, perché possiamo toglierci delle belle soddisfazioni, ma soprattutto dobbiamo pensare anche a quello che succederà nei prossimi anni. Il Movimento Ciclistico Italiano non sta malissimo, ci sono ancora tanti giovani che si avvicinano a questo sport meraviglioso, però secondo me qualcosa bisognerà cambiare. Noi siamo abituati ancora al ciclismo di qualche anno fa, quando il reclutamento veniva e viene fatto quasi esclusivamente con il ciclismo su strada. In Francia ci sono 40.000 bambini che cominciano il ciclismo col BMX, in Italia sono 1.000 e non va bene. La BMX è uno sport, ma prima di essere uno sport è un gioco che può avvicinare tanti ragazzini alla bicicletta.
e di quei 40.000 francesi, bambini francesi che cominciano con il BMX, sicuramente qualcuno, anzi più di qualcuno, potrà scegliere la pista, la strada, può scegliere la mountain bike, e probabilmente il loro futuro per il momento è più roseo del nostro. Ed è per questo che anche con la Federazione Ciclistica Italiana cercheremo comunque di adoperarci per far avvicinare al ciclismo bambini, non solo con la strada, ma anche con tutte le altre specialità. E quindi anche per me, che appunto sono il commissario tecnico dei professionisti, il compito sarà proprio quello di studiare e di vedere tutto quello che si può fare per aumentare il numero di bambini che useranno una bicicletta. Il mondo amatoriale è in salute più che mai, e quindi dobbiamo sfruttare anche il mondo amatoriale perché? Perché se in casa c'è un qualcuno che va in bicicletta, probabilmente anche il bambino per emulsione potrebbe comunque avvicinarsi al ciclismo. Io tra l'altro questa sera partirò per Dubai, dove andrò a vedere il tour del Dubai organizzato dall'RCS, starò 3 giorni per vedere le prime 2 tappe, ci saranno anche tanti corridori italiani. Cercherò di avere un filo diretto con i tecnici delle squadre, con i corridori, perché fino a qualche mese fa conoscevo vite, morte e miracoli di tutti i corridori, perché è il mio lavoro. Soprattutto conoscevo gli ordini di arrivo, ma non solo, perché ho sempre amato andare alle partenze, andare negli alberghi prima e dopo la tappa, perché ho sempre cercato di capire non solamente e di studiare non solamente un ordine d'arrivo, ma capire cosa passava per la testa di un corridore, e quando ci parli, quando lo guardi negli occhi, tante volte capisci. E quindi è quello che voglio fare anche adesso, anzi, ancora di più. Ho già parlato con tanti ragazzi, li incontrerò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e cercherò di fare il commissario tecnico tutto l'anno. Il 11, 12 e 13 febbraio con gli altri tecnici andremo a visionare il percorso a Ponferrada, perché qualcuno dice che è duro, qualcun altro dice che è un po' meno duro, e quindi l'unica possibilità che abbiamo è quello di andare a vedere e studiarlo nel dettaglio. Sono abituato a fare le ricognizioni e quindi prenderò la mia bicicletta, le mie telecamerine, riprenderò tutto il percorso, e quindi a fine mese avrò la possibilità di far vedere il percorso ai nostri professionisti. Vi ho già detto di questo primo raduno, questo primo stage che faremo a Lido di Camaiore. L'altro, vorrei ringraziare il sindaco e l'assessore di Camaiore che ci ospiteranno per questo primo raduno, anche perché il Gran Premio di Camaiore, che sarà il giorno 6, tra l'altro appunto io ho un dolce ricordo di Camaiore, anzi 2 ricordi di Camaiore. Il primo nel 92, quando io vinsi quella corsa, e fu la prima di Marco Pantani, era il 5 agosto del 92. E ho un altro ricordo legato ad un altro personaggio a me molto molto caro, perché è stato il mio primo maestro per quanto riguarda il lavoro in Rai, Adriano De Zan, perché l'8 agosto del 2001 feci proprio lì a Camaiore l'ultima telecronaca con lui. E quindi anche questo è un ricordo del grande Adriano. E quindi faremo questo raduno dal 26 febbraio al 1 marzo con gli stradisti, e a seguire faremo uno stage con i cronomen. Negli ultimi anni non è che siamo stati bravissimi, ed è anche per questo che, d'accordo con la Federazione Ciclistica Italiana, d'accordo con gli altri tecnici, faremo questo raduno di 4 giorni dall'1 al 5 con i cronomen professionisti, con gli under 23 e con gli juniores, per cercare di portare avanti un programma che comincia proprio da adesso, da fine febbraio. Sono convinto che con un lavoro più curato, soprattutto con under e junior, ci dia la possibilità, non dico di conquistare delle medaglie, ma comunque di portare avanti anche una politica riguardo al cronomen, perché oggigiorno tra i professionisti, se non vai forte al cronometro, o se è un fenomeno in salita, o maglie rose o maglie gialle, te le scordi. Anche perché tra l'altro
A proposito di Cronomen, il lavoro che si può fare con questi corridori non è che possa distogliere l'attenzione in altre specialità. Il Cronomen, anzi, penso che, e ce lo insegnano i britannici e gli australiani, se uno va forte al cronometro, impara ad allenarsi e andare a forte al cronometro, può diventare un ottimo professionista. E dato che, parlando con Amadori e con De Candido, siamo a Marco Villa, che sono i tecnici del settore, abbiamo dei ragazzi interessanti, cominceremo già a lavorare già dai primi giorni di marzo. Tra l'altro, la mia idea è anche quella di avere anche un po' di confronti con... Io sono nuovo in questo lavoro, sono arrivato adesso a ricoprire questo prestigioso incarico da commissario tecnico, e mi piacerebbe anche incontrare gli altri commissari tecnici, da Prandelli a Berruto, a Pianigiani, a Campagna, a Barazzutti, che hanno molta più esperienza di me. Ed è anche proprio per questo che già dal primo raduno che faremo, al primo stage, verrà a trovarci e parlerà ai ragazzi del concetto di squadra Mauro Berruto, che è il commissario tecnico della pallavolo, persona capace, persona esperta, che sicuramente può dare a me e soprattutto ai ragazzi validi insegnamenti, proprio perché deve esserci una unione, no? E soprattutto un confronto tra questi sport che sono tra i più popolari in Italia. Devo dire qualcos'altro? No, approfitto io, grazie. Tanto, però volevo dire che... Intanto che cerca qualcosa, volevo... saluto Enzo Scotti, presidente della Lega, che nel frattempo ci ha raggiunto, insieme al famoso Comanducci, che era stato citato prima dal presidente Malagò. Anche lui è voluto venire qui a sostenere. Allora, Dani. Il 26 febbraio i corridori convocati saranno Valerio Agnoli, Francesco Gavazzi, Vincenzo Nibali, Alessandro Vanotti, Filippo Pozzato, poi ve li daremo, Diego Ulissi, Sascha Modolo, Damiano Cunego, Ivan Basso, Damiano Caruso, Daniele Ratto, Oscar Gatto, Marco Marcato, Alessandro De Marchi, Moreno Moser, Enrico Battaglin, Sonny Colbrelli, Ivan Santaromita, Simone Ponzi, che ha vinto ieri, Matteo Rabottini, Daniel Oss, Eros Capecchi, Giampaolo Caruso, Matteo Tosatto e Adriano Malori. Adriano Malori farà il primo stage perché poi il 2, il 3 e il 4 marzo sarà impegnato in Gran Bretagna in Galleria del Vento per studi sulla bicicletta da cronometro. A seguire i cronomen convocati saranno Pirazzi, Boaro, Coledan, Dario Cataldo e Manuel Quinziato. Questi sono i nomi. Ecco, ci sono naturalmente altri probabili azzurri non convocati, ma non sono convocati perché sono impegnati o in altura o in gare, perché c'è una corsa in Francia, e quindi, d'accordo con tutti gli altri, abbiamo deciso di convocare questi ragazzi. Primo raduno, come detto, si farà a Camaiore. Ringraziamo qui il sindaco del Dotto, insieme alla consigliera comunale con delega allo sport Anna Graziani, e anche il responsabile organizzativo Fontanini del Gran Premio Camaiore. Come già detto Davide, il Gran Premio Camaiore è una tappa importante da tantissimi anni, per fortuna, del calendario internazionale, rappresenta a tutto tondo il nostro ciclismo anche nel mondo. Se il sindaco vuole prendere la parola per dire cosa significa il ciclismo per Camaiore, ci fa molto piacere. Molto volentieri, grazie a tutti. Intanto in bocca al lupo al nuovo CT della nostra nazionale di ciclismo. Io colgo l'occasione ovviamente per ricordare che Camaiore è un territorio che intanto è molto accogliente per le sue caratteristiche rispetto a sport come appunto il ciclismo, sia per i percorsi sia per il clima. Camaiore ha una grande tradizione, una grande storia legata al ciclismo, non solo nella sua manifestazione principale che è il Gran Premio Città di Camaiore, che
si tiene ogni anno. Abbiamo fatto una piccola rivoluzione, l'abbiamo spostato all'inizio dell'anno per rigenerare, insomma, lo spunto e l'importanza di questa manifestazione, ma è uno, l'emblema di uno stile di vita e di una cultura rispetto alla quale auspichiamo che anche la nazionale di ciclismo che verrà ad allenarsi da noi dia un contributo importante alla diffusione di questa sensibilità e di questo importante passaggio sportivo e culturale, la cultura del benessere, la cultura dello sport, la cultura della sana competizione. Grazie Enzo. Un augurio in bocca al lupo al commissario, per la Lega è fondamentale e importante, e conosciamo tutta la sua professionalità e il suo stile. Io voglio cogliere solo un'occasione della presenza del presidente del CONI e del presidente della federazione per dire la Lega è impegnata a rendere le condizioni delle società e dei corridori, dal punto di vista societario, economico, funzionale, pari a quella dei concorrenti degli altri paesi. Noi non possiamo avere legislazioni vecchie, penalizzanti, che portano le società a dislocarsi fuori dal territorio nazionale e i nostri ciclisti a vivere condizioni molto difficili rispetto ai propri concorrenti internazionali. Queste sono condizioni di base perché il professionismo italiano possa aiutare l'emergere di campioni. Non è che questo cambia il tuo lavoro, ma facilita il tuo lavoro perché rende un clima più disteso e riesce ad attrarre al ciclismo energie imprenditoriali, società importanti che ci sono sul tappeto, riguarda anche tutti gli sponsor. Quindi è un richiamo. Io so quanto il presidente del CONI tenta questo, dobbiamo superare difficoltà e ostacoli all'interno del mondo sportivo, ma anche e soprattutto poi alla fine a livello parlamentare, per rendere consapevoli il nostro mondo a capire che si vive in realtà totalmente diverse da quelle e che il ciclismo vive più di qualsiasi altro sport il clima della globalizzazione del nostro sistema economico, sociale e quindi sportivo che è dentro questa realtà, mai più come oggi. Grazie. Proprio al volo, mi fa molto piacere Enzo che hai toccato fuori questo argomento, perché sai benissimo quanto mi sta a cuore, quanto condivido le tue parole, quanto sto sul pezzo. Ricordo che una delle prime cose che ho fatto come sono diventato Presidente, ho istituito una commissione presieduta da te, anche per diciamo, il prestigio che gli davi e per la tua diciamo, consolidata esperienza sulla materia, e col coordinatore Pierluigi Matera, che è una persona molto vicina anche al mondo del ciclismo e soprattutto con rapporti eccellenti con tutte le altre federazioni che hanno situazioni, chiamiamole, similari in tema appunto di rivisitazione. Stiamo parlando appunto di una legge che ha appena 33 anni ad oggi. Dico solo che per 33 anni cioè, nessuno qui diciamo, ha provato a fare qualche cosa, a torto o ragione, questo è assolutamente un dato di fatto. E quindi abbiamo aggredito la materia. La situazione è molto semplice: se ogni sport va per conto suo, non c'è, dal mio punto di vista, poi può essere che mi sbaglio, non c'è nessuna possibilità, opinione personale, che si possa ottenere qualche cosa. Se si procede tutti insieme, allora indubbiamente nell'ambito di quella che definisco una cornice, per capire meglio quello che è l'impostazione della legge quadro, che io vorrei con un governo diciamo stabile e consolidato mettere dentro, ovviamente, tra le priorità delle cose che il mondo dello sport deve chiedere al legislatore, la rivisitazione ovviamente di questa materia. Quindi stiamo molto sul pezzo, condivido, perché oggi indubbiamente il ciclismo italiano gioca ad armi non pari sotto il profilo appunto di costi-benefici rispetto ai competitor diciamo internazionali.
Io nel salutarvi, che andiamo su per sistemare l'ultima cosa a spedizione, volevo a nome personale del segretario generale di tutto il comitato dare, diciamo, il mio abbraccio al commissario tecnico della Federazione di Doni della velocità dello sci, che è arrivato oggi a Sochi e purtroppo ha perso stanotte il padre, quindi tornava in Italia e poi dovrà ritornare, insomma, gli siamo vicini. Anche noi, Presidente. A voi, se avete curiosità, domande. Nessuno? Ah, vuol dire che la scelta è proprio giusta, Renato, ecco, questo sì, ti voglio sì, dire. Il consenso di sì, Davide, non ti aspettare che vada sempre così, ti voglio dire, riconosci i colleghi. Comincio io, sennò così spero di essere il primo di tanti. Buongiorno a tutti. Allora la faccio. Vai Nando. Vorrei tornare sulla tua uscita dalla RAI per chiedere, è un'uscita, l'hai ritenuta un'uscita irrimediabile per un conflitto di interessi? Perché a me pare invece che l'osservatorio RAI possa essere privilegiato per un CT che per 2 ore può osservare i corridori in corsa. E poi vorrei chiedere al Presidente Di Rocco se si può in qualche modo tornare a un accordo con la RAI, visto che per 3 anni abbiamo avuto Bettini al Giro d'Italia con uno sponsor privato, e penso invece che una sinergia con la RAI tra federazione e RAI, tra 2 enti pubblici, possa essere utile anche per una gestione oculata dei soldi pubblici. Grazie. Intanto devo ringraziare la RAI per questi 18 anni che sono stati splendidi per me. Ho trovato anche nella televisione di Stato una squadra dove mi sono trovato a meraviglia. E quando ho ricevuto la telefonata di Renato Di Rocco, ho subito avvisato il mio direttore Mauro Mazza per avvisare di questa offerta. E subito dopo l'incontro con il presidente sono andato a trovare il direttore, al quale appunto ho detto di questa proposta, che avrei accettato, e perché no, si poteva anche eventualmente continuare un certo rapporto di collaborazione, non so in quale forma. Sicuramente non mi sento più in grado di fare il commentatore tecnico in diretta, perché voglio essere concentrato su questo mio nuovo incarico. Non so, potrebbe esserci una collaborazione al Giro d'Italia, ma appunto dovrò ancora parlare con il direttore, con Alessandro Fabretti, che è il nuovo responsabile del ciclismo. Staremo a vedere. Io per adesso mi sento di ringraziare la RAI perché come ho detto anche qualche settimana fa, l'essere stato in maglia azzurra probabilmente mi ha portato in RAI. E la RAI mi ha riportato la maglia azzurra. E quindi devo solamente ringraziare la RAI per l'opportunità che mi ha dato. Per quanto riguarda noi, a parte la RAI, per noi è un po' di più di un ente pubblico. È dal 58 che tutto il ciclismo viene diffuso dalla RAI, salvo una piccola parentesi. No, il rapporto è molto aperto, ma sta tutto nelle parole di Davide, nel senso che è giusto che non esprima più valutazione sull'andamento delle corse, dei corridori che poi in qualche maniera deve chiamare nella squadra, per cui da quel punto di vista è sicuramente incompatibile. Invece è compatibilissima la sua presenza come maniale commentatore speciale o osservatore speciale del movimento ciclistico e di tutto l'andamento che sta intorno al ciclismo, non solo di quella corsa che si sta svolgendo nel caso di cui parliamo, il Giro d'Italia o anche il Tour de France, perché sono momenti di alta visibilità, di alta comunicazione, possono essere utili a Davide a comunicare
suo avvicinamento al mondiale, ma anche altri aspetti del mondo della federazione del ciclismo che magari più sfugge e potrebbe in questa sua nuova ottica essere molto utile, per cui il tavolo è aperto, c'è ancora un po' di discussione con la RAI per quanto riguarda una parte del calendario, non deve nasconderlo, però insomma ci sta dentro anche la disponibilità, ma non solo con la RAI, con tutti i soggetti. Se c'è un settore che ho già criticato al convegno, al Giro d'Onore, uno stakeholder, come si dice oggi, uno di quei soggetti operativi che si muore nel mondo del ciclismo, che è la Gazzetta dello Sport, io credo che più che la RAI oggi sia il problema, sia la Gazzetta per quanto ci riguarda, su un certo tipo di comunicazione e di crescita culturale degli sforzi che abbiamo fatto in questi anni. Gli ultimi giorni lo confermano, per cui siamo aperti su tutti. Il fatto che Davide oggi parta con suo invito dell'RCS per Dubai significa sinergia, un'ennesima disponibilità a collaborare con l'uomo della federazione e dalla quale ci aspettiamo qualcosa di ritorno, sempre in termini culturali. Dubai non è una corsa d'osservazione, però lo facciamo, per essere chiari fino in fondo. Altre domande? Silenzio totale. Allora siamo stati esaurienti. Il consenso che dicevamo prima è totale, preoccupati. A parte questo, evidentemente hai spiegato molto bene tutto e questo ci fa piacere. Grazie a voi.